Il mio informatore lavora qui. Fanno certe costolette che non ti dico. Mi piace il pollo. Sì. What's up? He's on your job. Awesome. Ehi, aspetta! Allora, potrei anche incazzarmi se quello che vedo è quello che penso. Sbaglio, qui dentro voi non potete giocare d'azzardo. Questo dovrebbe essere un ristorante. Che ci fai qui, James? Tu andrai in galera. Tu andrai in galera insieme ai tuoi amichetti. Su, raccogliete la roba e alzatevi. Va bene, alzatevi. Andiamo a parlarne fuori. Ne vuoi parlare, eh? Sì. E parliamone. Andiamo. Se vuoi parlare, parliamo. Wasimasi, Kaicho. Dove l'hai rimediato? Bel vestito. Allora, come va, Kenny? James Carter. Eccolo. Corre voce che ti abbiano sbattuto come un tappeto giù a Hong Kong, fratello. Cosa? È la verità. Che stronzata, chi lo dice? Ho anch'io le mie fonti, comunque lasciamo perdere. Fonti inquinate, tutte cazzate. Veniamo al dunque, io ti arresto se non mi dai qualche soffiata. Ti presenti qui per ricattarmi così, James, eh? Mi metti in imbarazzo davanti a mia moglie, davanti ai miei figli. Kenny, tu sei imbarazzante comunque, cioè voglio dire, un negro con un ristorante cinese in questa zona. Vieni qui dentro senza un distintivo e non vedo il mandato. Sai ora che faccio? Ti prendo a legnate, Carter. Poi rompo il culo anche a te. Kenny, vorrei proprio vederti, sai, il fatto che... Coraggio, Kenny, fallo, Kenny! Avanti! Forza, Kenny! Para! Io sparo e dico che ti sei suicidato! Fallo, dai! Ehi! Sta calmo, eh! Ehi, come... La presa della tigre! Dove l'hai imparata? Me l'ha insegnata Ching. Il maestro Ching di Pechino? No, parlo di Freddy Ching, qui a Crenshaw. Oh, saranno fratelli. Oh, niente di più facile. Perché te ne vai in giro con 7-Eleven? 7-Eleven? Come il negozio, la sua bocca non chiude mai. Oh. Ehi, ti ho sentito. E ho sentito anche te. Non parlatemi dietro, eh? Voi siete qui per i soldi falsi, non è vero? E tu che ne sai? I pezzi da 100. Indovinato. Ne hai avuti per le mani? Uno dei miei giocatori abituali ha perso $50,000 a un tavolo l'altro giorno. Stavo per mandare qualcuno a dargli una scorticatina. E invece il giorno dopo è venuto e mi ha saltato. Pezzi nuovi da $100 col numero progressivo. Penso a dei falsi. Lui è uno che lavora, non ha capitali. Faccio il test e risultano buoni. Hai ancora quei biglietti? Ho ancora i soldi della merenda di quando andavo a scuola. Fammi vedere. Aspetta, che cosa fai? È falso. Ti ha fregato. Chi è che te li ha dati? Si chiama Zing, portiere a Rain Plaza. Auguratevi di trovarlo prima che lo trovi io. Certo. Okta, ikta, program, sì.